Marco Palaschi, nato a Pisa il 18 settembre del 1987. Ancora problemi di ricezione per Padova. Takashi stringe la diagonale, ma io da qui avevo dubbia, chiamerei fossi in dipinto, chiamerei il video check, perché infatti ne sta discutendo col secondo arbitro, ma non lo chiama più. La nostra illusione ottica. Al servizio Gargiulo, e in difficoltà Zenger, sbarella il bagger. Poi però qui è bravo, molto molto bravo, qui ci vuole più attenzione da parte di Taranto. Sì, già la seconda azione a scorgere una voragine nella difesa pugliese, il Giappone con il boys group, anzi non il boys group, con lo zio boys, gli ultra organizzati qui. Il muro su Takashi, questa volta secondo tentativo. Sì. E non c'è Desmè, c'è Asparuo. Quindi si abbassa ancora di più l'età media? Sì, certamente. Tanto ancora muro sta. Bellissimo questo blocco da parte di Padova. E concede un'altra free ball. Taranto, vediamo Takashi. E questa volta il giapponese decide di portare il punto a casa. Una pipe molto ben eseguita all'incrocio delle linee del campo. Che è uscito per un problema, credo, muscolare a questo certo punto. Mica poco, sì. Tra l'altro non ha cambi, intanto il pallonetto di Takashi, terzo attacco. Questo veramente è un colpo di gran classe, di grande tecnica da parte del giapponese Takashi. Eh sì, negli ultimi 5 punti di Padova, 3 portano la firma di Takashi. Ritorna nelle mani di Padova Gianflot, Lepki, Falaschi dietro. Su Stefani la tiene Canella, Zoppellari, Takashi, e vince Padova. Ed è il 14-16. Sì, è il giapponese a chiudere. Incredibile epilogo di questa partita con del campionato numero 78 di pallavolo maschile. Forte Petrovic, Stefani, e il muro è di Crosato. Sì, Crosato, muro molto molto bene seguito sul tentativo 18. Di Stefani. Ed ora Padova time mette out. La freccia ed è dipinto numero che due. Non ci sta. Si gioca il secondo. Riceve Takashi, Saitta per Takashi. Non riescono a difendere questa palla. Gioca bene il giapponese sulle mani alte del muro del Padova dal 2012 sino a tutt'oggi. Flaschi in banda per Lepki, e poi non approfitta Gargiulo del ritorno in campo suo della palla, e Takashi. E qui il giapponese gioca sulle mani, anche qui rischio di invasione, molto bravo nel trovare il punto numero 17. Ed è di nuovo parità, quindi le squadre giocano a rincorrersi questo primo set. Il punto numero 11 a Taranto, che ora è a meno 1 rispetto agli ospiti. Zenger salta, riceve bene Saitta, la pipe di Takashi è a buon fine. Saliti di tono i due principali attaccanti, che la ricezione è stata più traballante. Sì, infatti. Rizza, salto flot, riceve Takashi bene, Saitta su Takashi, ancora mani out su Stefani. Bravo il giapponese, approfitta una palla che non poteva giocare diversamente, molto attaccata, scorge la mano esterna, Stefani. Su Asparuov, Saitta, Takashi, ancora una volta questo muro staccato da rete. Sì, in questo caso ai danni di Falaschi, che del giocatore importantissimo come Antonov, su bravissimo Zenger, Zoppellari per Petkovic, che è pallonetto, Rizzo gran difesa, Falaschi in palleggio Stefani, ma c'è la free ball per Padova con Takashi, il muro di Gargiulo è out. 12-11, Zoppellari al servizio con Saitta Rizzo, che va a dirgli. Antonov al servizio su Asparov in difficoltà.
La rigioca Petkovic, ma Zenger completa la rigiocata con un bagger dall'altra parte della rete. Primo tempo di Larezza, la difesa stavolta di Zenger. Palleggio di Saitta, rischio doppia, Takashi attacca, mani out. E qui molto brava la pallavolo Padova a tenere, sì. Molto paziente. Bravo Zenger, libero. Sì. Alla fine 13. Porta a casa un punto importante, quel numero 13. Riceve Takashi, Saitta, mamma mia, qui c'era un'infrazione. Qui ne possiamo discutere ampiamente, sì. È un colpo preso da sotto il nastro della rete che era evidentemente una doppia. E qui infatti vedo... contrariato. Volta... riceve bene Padova, Sparvov, però il pallonetto non va, lo difende bene Tarantov, ci prova Antonov, lo difende Petkovic, Saitta per Sparvov, la difesa di Rizzo, grandiosa. Poi Falaschi e Antonov completano il tutto, vediamo Sparvov, altro pallonetto, altra difesa di Antonov, palleggia Lepki, attacca Stefani, Zenger, lungo lo scambio, Takashi per Petkovic, tutto braccio. È la quarta, muro è la quarta tre. Palla del postino, c'è stata una... la stipula questo pomeriggio di una convenzione con le Poste italiane. Muro a tre staccato troppo da rete e è la palla molto si infila. Staccato evidentemente. Nulla di fatto, comunque Taranto è sempre a più 4, 20 a 16. C'è il numero 12, Petkovic. Per fortuna c'è, sì, c'è il nastro. Il nastro è Antonov, però non passa. Quindi può contrattaccare Takashi e out. No, c'è un tocco a muro. C'è un tocco, sì, sì. Va più due. Attenzione perché ai 9 metri per Padova c'è il giapponese Takashi. Ace su Antonov. A proposito di concentrazione, come dicevi tu, molto cercato in ricezione Antonov, in questo caso. Una palla importante viene sbarellata in tribuna. Vediamo il greco dai 9 metri. Lo Sparov, Zoppellari per Petkovic. Il muro tiene di Taranto. Pallonetto di Takashi. E qui. Non va. Qui. No, cambia la decisione. L'arbitro. Non sto capendo cosa sta succedendo in campo. Qui chiedono una doppia a Zoppellari. Diciamo dagli che spalti. Non vorrei. A volte penso che anche nella pallavolo andrebbe inserito il pareggio. Eh sì, in certe occasioni sì. Sparov, Takashi, Petkovic out. Incredibile. Chiedono il tocco e qui chiama. Lo chiama direttamente l'arbitro. Ma l'arbitro qui mostra una insicurezza. Per Padova che conduce 11-9 in questo terzo set. Polaschi, Antonov non va, ora sta faticando a mettere palla in attacco Taranto, vediamo se chiude Lepki questo colpo, no, Petkovic con il petto e poi attacca tutto braccio. Grandioso questo colpo lungo linea, millimetrico, fantastico devo dire da parte di Petkovic. Punto numero 12 per Padova, quarto servizio da tanti anni in Superlega. Riceve Desmè, Saitta, Takashi, un pallonetto, la difesa prima di Falaschi e poi di Antonov, e ancora il postino, ancora Poste italiane, bussa alle porte di Taranto. Le Poste italiane prevalgono in questo siamo frangente. A tre primi tempi consecutivi serviti da Saitta, che diciamo aveva giocato con i Cottarelli, invece ha giocato in Superlega con Padova tre stagioni fa. Battuta Crosato per Padova, riceve bene Taranto, Antonov l'attacca di petto, Petkovic la mette dall'altra parte della rete, può contrattaccare Taranto, lo fa con Stefani, una palla appena appoggiata, volpato per Petkovic, un pallonetto non va. Antonov diagonale out, chiude troppo il russo di Taranto, palla fuori,
Allora c'è una formazione, praticamente il coach di Padova alterna i suoi centrali, quindi vediamo. Ha giocato ad altissimi livelli, 12-13, Stefani. Ancora su Zenger, fortissimo, a fin di rete palleggia Saitta, e questo è un bel colpo di Asparo. Questo è un punto che darei a Zenger, perché ha ricevuto egregiamente una palla non semplice. E anche Saitta, che l'ha palleggiata a fil di rete, merita un encomio. Una delle rare occasioni in cui Padova se la lancia un po' in avanti la palla, infatti riesce male il colpo. È il primo tempo di Canella e Vincente. E chiaramente Padova su una battuta così ne approfitta. Proprio il centrale dei Veneti al servizio, che ha preso il posto di Volpato.